Click! Ben ritrovatemi in cari avventori dell'Usona Barcalcio. Oggi siamo al 30 di agosto, 30 di agosto, e arriveranno oggi, vi do l'ufficializzazione che oggi arriveranno le ufficializzazioni. Pensate, il dottor Usona vi anticipa le ufficializzazioni che verranno appunto ufficializzate dal Bologna Football Club. E adesso andiamo a raccontare quale, andiamo a raccontare cosa nella nottata, ok? Si è mosso perché si è mosso e si sono delineate parecchie cose, a cominciare, no, dalla situazione Nottingham Forest Bologna, quindi Remo Froiler Dominguez, a Calafiori, a Christiansen, a Selemakers. Racconteremo tutto questo in un unico video, ok? E anche molto altro, perché parleremo anche di eventuali scenari da qui alle prossime 48 ore. Allora, rimanete dunque adesi, coesi e connessi su questo canale, condividetelo, iscrivetevi e lasciate ora il vostro mi piacino, pollice alto per l'Usona Barcalcio, permesso e concesso, grazie, che tra l'altro è anche la password del Fanta l'Usona Barcalcio, per cui chi non si dovesse essere iscritto vada a cercare Fanta l'Usona Barcalcio, inserisca permesso e concesso tutto attaccato e giochi con noi. Allora, cosa è successo nella nottata? A dircelo in gran parte è Di Marzio, che racconta di un accordo trovato tra i dirigenti del Bologna e quelli del Nottingham Forest per il famoso scambio tra Remo Froiler, che viene qua in Italia a Bologna, e Dominguez, che ha accettato la corte degli inglesi pur in assenza di coppe. Ora, senza stare qua a dilungarci, a disquisirci, cosa mai potrà trovare Dominguez di meglio là a Nottingham di quello che non poteva trovare qua, non chiediamocelo, perché probabilmente tra un anno neppure lui lo saprà, ok? Stendiamo un velo pietoso su questo. Fermo restando appunto che dunque gli accordi sono stati trovati, Remo Froiler sarà del Bologna, Dominguez sarà del Nottingham Forest, le due squadre devono solamente accordarsi su quali cifre appunto valutare i due cartellini da mettere a bilancio. La storia che ci raccontavamo ieri, il Bologna voleva fare le cose in una determinata maniera e adesso vediamo se avranno la meglio sopra il volere sicuramente del Nottingham Forest e quello di Sabag, il procuratore di Dominguez, che volevano fare leggermente in maniera diversa. Il Bologna sappiamo che valuta Dominguez 15 milioni di euro, il che vuol dire che più la cifra appunto che metteremo a referto, cioè a bilancio, sarà vicina ai 15 milioni di euro, la valutazione di Dominguez, più il Bologna avrà avuto voce grossa. Viceversa, abbiamo già capito. Poi staremo a vedere, ovviamente, contestualmente, quanto il Bologna e quindi Nottingham Forest valuterà Remo Froiler e poi tireremo le somme e le fila della trattativa. Remo Froiler aveva già accettato un contratto qui a Bologna di 1,6 milioni di ingaggio, quindi insomma io conto che entro stasera le parti possono arrivare al conquibus e domani, per quanto riguarda questo, o addirittura forse in serata, arrivare già all'ufficializzazione di tali scambi. Detto quindi di questo, che ne esce uno e ne entra uno, andiamo a vedere che cosa altro verrà ufficializzato oggi e poi che cosa si muoverà a fronte di questi altri soldi incassati, che insomma insieme agli altri incassati, no, dallo scouting, agli altri potenziali, no, potenziali perché arriveranno in realtà il prossimo anno incassati dall'Arnautovic, e quelli potenziali che potremmo ricevere per la cessione di Musa Maro in Arabia, no, di 7 milioni circa, quelli potenziali che potremmo ricevere dalla cessione di Van Hooijdonk, 5 milioni circa, anche qua, quelli potenziali che potremmo risparmiare se un altro d'ingaggio da Likoyannis, e poi direi di aver detto tutto per quanto riguarda in uscita. Bisogna andare a prendere in entrata poi i tasselli mancanti, che recita punta, per cui c'è un Zapata Duva che si sta trasferendo al Torino per una somma di 10 milioni di euro che mi fa gridare, veramente mi faccio mangiare i polpastelli, perché secondo me sarebbe stata la mortazza nostra. Ma dove lo vai a trovare un attaccante migliore di Duva Zapata, 32 anni, a 10 milioni di euro? Se uno ragionava così era ovvio che vi ci si doveva fiondare. Quella lì è veramente
una roba che ci rimarrà sullo stomaco, perché Duvan Zapata era, per il sistema di gioco che avevamo installato, instaurato qua a Bologna con gli esterni, la morte nostra. Veramente un delitto non andare a prendere noi Duvan Zapata, che si sta trasferendo in queste ore al Torino. Complimenti al Torino, perché si sta prendendo un giocatore potenzialmente da 15-20 reti. Detto che Duvan Zapata quindi non arriverà a Bologna, il Bologna sta sempre lavorando per quanto riguarda il reparto offensivo alle piste, Boadu in primis, e poi c'è sempre questo Petar Musa che incombe sulle nostre teste. Più defilato io dico Batshuayi, perché c'è sempre la problematica ingaggio, percepisce 3 milioni annui, il Bologna ha fissato il tetto non più a 1,5 ma l'ha spostato a 2 milioni di euro, quindi anche questa è una notizia. Però appunto Batshuayi ne percepisce 3, e poi il Fenerbahce quota il giocatore 10 milioni di euro. Staremo a vedere che cosa ne sarà di noi in attacco. Certo è che oggi è sicuramente attesa l'ufficializzazione di Selemakers, che ha già fatto le visite mediche, e oggi, almeno stando a Di Marzio, dovrebbe arrivare l'ufficializzazione. Sempre stando a Di Marzio, ieri è atterrato Calafiori a Firenze, per poi appunto arrivare qua a Bologna, è stato raggiunto dai microfoni e ha già detto di essere felicissimo, parole di Calafiori, felicissimo di arrivare qua a Bologna, e oggi, sempre secondo Di Marzio, è attesa l'ufficializzazione. Se Selemakers viene a Bologna con un prestito oneroso di 500.000 euro e un diritto di riscatto a 9 milioni di euro, Calafiori arriva, sempre stando a quanto riferito da Di Marzio, per una cifra di 4 milioni più bonus. Ora, non si sa se i bonus siano quella famosa percentuale di rivendita di cui si parlava intorno ai 40%, che secondo me non può essere scomparsa ad un tratto, e quindi secondo me si tratta di quello, ma lo scopriremo ovviamente cammin facendo. Ok, comunque, quindi Calafiori 4 milioni più bonus e arriva qua a Bologna firmando, mi pare, un contratto, adesso qua vado a memoria, non mi ricordo se quadriennale, penso quadriennale, ma potrei ricordarmi male. Comunque Calafiori è definitivo, mentre Selemakers è in prestito con diritto di riscatto. Così come in prestito con diritto di riscatto, e così come anche questa dovrebbe essere un'ufficializzazione da ufficializzare oggi, arriva Christiansen dal Leicester City per la cifra, sempre stando secondo quanto riferito da Di Marzio, di 1 milione di prestito oneroso più un diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Quindi, ricapitolando, Christiansen, Calafiori, Selemakers, sicuramente oggi dovrebbe arrivare la loro ufficializzazione. In serata o al più tardi domani dovrebbe essere ufficializzato il passaggio Dominguez-Freuler. Dunque, se dovesse concretizzarsi tutto quanto poc'anzi addetto addotto, ci rimarrebbe da piazzare la punta, quel Zapata, veramente, vabbè, la punta, e poi un altro centrocampista che a questo punto io mi auguro possa essere Matt O'Riley, quello del Celtic, perché sarebbe una presa stratosferica e praticamente ci farebbe dimenticare a seduta stante la partenza di Dominguez. Anzi, se andasse a prendere Matt O'Riley, secondo me faremo un upgrade anche non indifferente. Certo è che dovrai andare a prendere parte di quei soldi ricavati da tutte queste cessioni per andarli ad investire su un giocatore promessa, giovane, che è già nelle mire di molti club inglesi, e quindi se si vuole anticipare la concorrenza bisogna anche convincere il club del Celtic con la pilla, ok, con i sesterzi, con i dobloni, con le cune, va bene. Detto che il giocatore vedrebbe il trasferimento in un campionato più blasonato di quello scozzese, diciamo, in maniera molto felice. Bene, detto questo, dunque, speriamo che arrivi contestualmente a quanto detto sulle ufficializzazioni, anche le ufficializzazioni o comunque notizie positive per quanto concerne le cessioni di Musa Barro, ripeto, di Van Hooijdonk, e se vogliamo anche di Likoyannis, ok, ma quella di Likoyannis, diciamo, non è una priorità, in quanto comunque non ci muoverebbe chissà quale denaro, ma soprattutto quella di Musa Barro e di appunto Van Hooijdonk, perché ci permetterebbe ulteriormente di fare cassa e andare con maggior vigore e forza a effettuare
rilanci verosimili per andare ad accaparrarsi giocatori verosimilmente buoni per dare a Thiago Motta una rosa con cui veramente questo Bologna a questo punto, questa stagione, può davvero sognare in grande. Quindi teniamoci veramente tutti stretti, uniti, abbracciati, perché io ci credo, Sartori. Secondo me sta facendo un mercato veramente intelligentissimo, ha fatto vedere come facendo movimenti in entrata e in uscita si possono fare cose virtuose rispetto all'immobilismo a cui eravamo abituati ormai da decenni qua a Bologna, dove prima di effettuare un trasferimento si diceva: ma dopo tutto è così un bravo ragazzo, ma proviamo a dargli un'altra chance, magari il prossimo anno è quello buono. Ma sì, dai, così facciamo vedere che li teniamo tutti. Poi, certo, non andiamo a prendere praticamente nessuno, però la piazza poi è contenta perché diranno: li abbiamo tenuti tutti. Oh, vabbè, mo là che li hanno tenuti tutti. Oh, vabbè, mo là che intanto non abbiamo venduto come ha fatto la Fiorentina, Vlahovic, Chiesa e Bernardeschi. Oh, vabbè, mo là che alla fine non sono andati in Europa. No, ci sono andati in Europa, come non detto. Comunque, tornando a noi, vabbè, mo là. Allora, poi certo ci sarebbe sempre da andare a vedere un attimo anche la casella del portiere di riserva, perché dovesse avere un raffreddore un giorno, Skorupski, saremmo veramente con la fregna al culo. Vabbè, stiamo a vedere se Sartori penserà last minute anche questo, magari andando a tesserare un portiere tra gli svincolati, che non penso possa essere Handanovic, vi leggo nel pensiero, perché comunque avrà un ingaggio importante, e poi sinceramente se vai a prendere un Handanovic, probabilmente, cioè lui si aspetterebbe, non so, forse a Bologna anche di giocare, forse anche giustamente. Quindi, insomma, penso che Handanovic sia una presa quasi impossibile, se non magari vuoi promettere a lui la titolarità, però a questo punto ti dovreste chiedere Skorupski se possa essere d'accordo. Quindi capite l'infattibilità della cosa. Io invece andrei a prendere appunto e a mettere i sesterzi, i dobloni, e la pila, la ganja, la bamba, le cune sopra l'attaccante per andare a prendere uno buono. Peccato anche per Mika Tauze, che si è trasferito all'Ajax per la cifra totale di 20 milioni di euro, 15 più 5. Zapata! Veramente questo qui non lo digerirò mai, veramente, a meno che Cobra Sartori in queste ore non si infili e lo porti, visto che lo dovrebbe conoscere molto bene qua a Bologna. Allora io mi immagino un attacco Zapata sulle corsie laterali a sinistra, Carson a destra, uno tra Orsolini e Ndoye, al centro, appunto alla tre quarti, Ferguson al centrocampo, O'Riley e Freuler a sinistra, Christiansen a destra, Posch al centro, Lukumi, Beukema e in porta Skorupski. Se dovesse essere questa, ragazzi, io dico ci inseriamo prepotentemente nella lotta Europa. Lo dico, ma deve essere questa, eh? Non uno di meno, non uno di meno, deve essere questa. Però stiamo a vedere, perché ci sono a questo punto delle chance, delle possibilità. Io, fino a che non è primo settembre 20, io ci credo. Io ci credo perché Sartori, stavo dicendo, ha fatto vedere qua a Bologna come si fa il mercato. Di Vaio e Fenucci prendono appunti. Citando Di Vaio, devo dire una cosa a suo favore. Perché ho letto che nel post partita di Juventus Bologna ha avuto molto da ridire nei confronti dell'arbitro e si è preso anche un'ammenda, mi pare, di 8.000 euro, perché ha inveito in maniera reiterata contro di lui. Ma la cosa angosciosa è che appunto si riferisce, questo l'ha riferito Stadio, mi pare di ricordare, che l'arbitro gli avrebbe risposto alla domanda: perché non hai dato rigore su Ndoye? Avrebbe risposto: perché prima non l'ho dato alla Juve. E ragazzi, io dopo una risposta del genere, fosse vera, fossi nella Lega Calcio, aprirei più di un fascicolo nei riguardi di questo arbitro, perché obiettivamente è un arbitro che andrebbe allontanato dai campi professionistici, perché è un arbitro che si è autodefinito di sudditanza psicologica, perché questa è sudditanza psicologica. Fermo restando, ragazzi, che i rigori che chiede la Juve, quei due lì, sono dei rigori inventati, ok? Sarebbero dei cosiddetti rigorini, rigori inventati con cui umilia, ammazza il calcio. Poi
Quello su Ndoye invece forse addirittura più grave di quello tra Giuliano e Ronaldo. Michele Vittori, fatemi sapere, attivate il campanaccio pastorale, noi ci sentiamo alle prossime. Chiacchia da bar!